Con questo video comincia la serie del semenzaio del 2024. Negli ultimi anni ho cercato di migliorare sempre il mio setup, la mia attrezzatura e dal momento che le cose da dire sono veramente tante e noi dobbiamo basarci soltanto su due aspetti, che è la temperatura del semenzaio e quindi dell'ambiente e dell'illuminazione, c'è veramente tanto da dire, quindi in questo video vi comincio a parlare dell'illuminazione. Vi faccio vedere tutti gli step che ho fatto nel corso degli anni per arrivare poi a questa lampada qui, che è semi professionale. Vi faccio vedere come ho iniziato con questa qui a bracci, poi sono passato alle lampadine e adesso sono passato a queste semi professionali. Avrei risparmiato molti soldi se avessi visto un video come questo, spero, perché vi dico alcune cose che vi permettono poi di avere risultati buoni con una spesa onesta, corretta, e una spesa che poi andrete ad ammortizzare nel corso degli anni. Io, ad esempio, questo è il terzo anno che ce l'ho, me la sono già ripagata ampiamente col costo delle piantine. Quindi in questo video vi faccio vedere cosa non dovete acquistare, cosa vi consiglio di acquistare con un piccolo sacrificio economico, che però vi porterà dei vantaggi e dei risultati eccezionali. E vi parlo soltanto dell'illuminazione. Nei prossimi video voi vedremo la temperatura, vedremo i tappetini, vedremo tutto quello che c'è da vedere, fino a mettermi nelle condizioni di poter farvi il vostro semenzaio in casa. Io parlo di circa 1000 piantine, non è uno scherzo. Però per un orto di medie dimensioni è il minimo che si possa fare. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Avevo iniziato con queste qualche anno fa. Ora spengo l'illuminazione del set e vi faccio vedere che tipo di luce fanno. La pianta grassa ovviamente è soltanto per farvi vedere un po' la rappresentazione delle piantine che poi andremo a fare. Mentre parlo vi farò vedere alcune immagini dei miei semenzai degli anni scorsi. Ovviamente quest'anno sto iniziando adesso, quindi non ho ancora nulla da mostrarvi. Vi farò vedere gli errori più comuni che possono capitare proprio con la luce sbagliata. Mettetevi comodi perché c'è molto veramente da vedere. Allora spengo la luce, ecco qua la prima illuminazione che vediamo. Questa la sposto, la vediamo dopo. E questa a bracci dispone di tutti i led ideali per far crescere le piantine, ovvero 3000 kelvin, 5000 kelvin, 660 nanometri, e c'è la possibilità quindi di selezionare luci blu, luci rosse o entrambe. In questo momento sono selezionate entrambe, cerco di girare per farvi vedere. Col telecomando semplicemente si può selezionare la luce blu, ad esempio la luce completa e la luce rossa. Due parole soltanto, ve ne avevo già parlato quando avevo presentato la lampada agnello. Allora, prima di procedere però vi dico soltanto semplicemente a grandi linee, perché c'è un mondo dietro, l'importanza di vari tipi di luce. Allora, la luce bianca calda da 3000K promuove la fioritura alle piantine rendendo il fiore più grande. La luce rossa da 660 nanometri aiuta le piantine a produrre carboidrati, stimola la produzione delle foglie e controlla il ritmo di fioritura. La luce infrarossa da 730 nanometri accelera la trasformazione di fitocromi e fa in modo che le piantine producano con una resa maggiore. La luce ultravioletta sterilizza e disinfetta rendendo le piantine più sane. La luce blu da 400-500 nanometri e anche quella viola viene assorbita dalla clorofilla, stimolando così la fotosintesi e la relativa fase vegetativa. Quindi se nella fase di germinazione noi utilizzeremo una luce blu, nella fase poi di fioritura possiamo utilizzare una luce rossa o completa con uno spettro completo. Io di solito utilizzo uno spettro così quando la fase di germinazione è terminata e ho già la piantina con 2, 3, 4 foglioline. Ora il problema che si pone qual è? È quello che se la luce è insufficiente la piantina comincia a filare. Vi mostro qualche immagine. Cosa succede? Lo sviluppo della piantina è rapido, veramente a vista d'occhio viene sulla piantina, solo che lo stelo si allunga troppo e a un certo punto non ha più la forza di sorreggere le due foglie o le quattro foglie che ci sono in cima, la piantina si piega e muore. Questo succede per due motivi. Primo, perché la luce è troppo in alto, quindi la piantina si sforza a raggiungere la fonte di luce il più possibile e questo porta al risultato che vi ho detto. Oppure la luce è insufficiente. Con due lampadine come queste, con due bracci, i miracoli non si possono fare. Dobbiamo tenere veramente a pochi centimetri di altezza. Ecco perché ho portato la piantina. Vedete la distanza della luce con la pianta. Ma questo ci pone davanti a un altro problema. Abbiamo uno spettro di luce molto ristretto, quindi se dobbiamo fare tante piantine non c'è lo spazio materiale, perché questa piantina qui messa qua, vedete, va in ombra. Se va in ombra cercherà di raggiungere la luce e inevitabilmente si piegherà. A quel punto avremo l'effetto che vi ho detto prima. Quindi la luce deve essere corretta per la quantità di piante che dobbiamo
dobbiamo coltivare. Queste costano circa 20-25 euro, le trovate ovviamente su Amazon, su eBay, dove volete voi. Vi lascio poi un po' di link in descrizione. Se dovete fare un esperimento, volete siete le prime armi, volete iniziare a fare un plateau di una decina di piante, vanno benissimo, le tenete vicino e potete un po' iniziare a capire come funziona questo mondo. Se invece volete già fare le piantine per l'orto a un buon livello, queste non le acquistate perché buttate via i soldi. Ora vi faccio vedere le altre. Ecco, questa è un'altra lampadina che non ha i LED selezionabili, sono tutti accesi sempre contemporaneamente, spero che si veda. Ecco, anche questa, vedete, ha un cono di luce molto molto ristretto. Io avevo fatto una plafoniera con tre di queste, ma non avevo risolto il problema. Anche questa è veramente debole come luce, è di circa 2 watt e non risolviamo il problema. Tolto questa, avevo provato tutte quelle che vedete qua, ne ho una collezione di lampadine. Questa è una delle più performanti, parliamo di 2 watt, ha il dissipatore di alluminio esterno perché comunque c'è un riscaldamento, si crea calore, ma come vedete con 2 watt non andiamo lontani. Di queste bisognerebbe acquistarne veramente tante. Ora, se dovete prenderne tante così, non ricordo quanto le ho pagate, pochi euro, ma vi conviene acquistarle direttamente su AliExpress, che le pagate molto di meno. Anche queste hanno lo spettro completo, ma devo essere sincero, non risolviamo i problemi di fare 1000 piantine con lampadine del genere, non ce la facciamo. Anche queste, come vedete, come mi allontano, la pianta va in ombra e soffre e non riusciamo ad avere un risultato decente. Quelle così, neanche a parlarne. Quindi è inutile che spendete soldi su lampadine del genere, sempre se non volete fare soltanto poche piantine, 20 piantine, 30 piantine, allora a quel punto. Oh, mi alzo un attimino, vi faccio vedere questa. Capite la differenza? Guardate cosa c'è qui. Questa è un 80 watt. Si può regolare la sua potenza in uscita. Vi lascio il link in descrizione della recensione completa che avevo fatto di questa e anche dei risultati che avevo ottenuto. Ora io sono alla massima potenza, come vi dicevo, 80 watt. Il produttore afferma che nella fase di germinazione può garantire l'illuminazione corretta a una superficie di 90x90, mentre in fase di crescita delle piantine arriviamo a 60x60. Ecco perché io ne ho acquistate due. Questa in realtà è un 60 watt, questa è un 80, non l'avevo più trovato questo su Amazon. Questa mi permette quindi di arrivare a una superficie di circa un metro e 20 per un metro e 20. Questo tavolo qua ha una superficie di circa 180x90. Cerco di allargarmi un pochino. Ecco qua, non guardate i fili volanti perché devo solo fare in video, l'ho appena installato. 180x90. Io quindi con due lampade riesco a coprire quasi quasi tutta la superficie. Arrivo a 100-120, mi rimane fuori un 40 cm che tanto utilizzo per altre cose, non devo metterci le piantine. Su un tavolone del genere io riesco a fare circa 1000 piantine ed è tanto, è veramente tanto. Quindi vediamo un po' di costi, vi faccio spendere un po' di soldi, però vi assicuro che poi ne sarete felici. Questa costa dai 60 agli 80 euro, dipende un po' quello che trovate, o da 80 watt o da 60 watt. Comprata una volta non la cambiate più, a meno che non si rompa ovviamente, ma questo è un altro discorso. Con questa riuscite a fare una superficie di 60x60 quando siete ormai a regime, quindi 60x60 sono circa ad occhio un 400 piantine. Io parlo degli alveoli, vi faccio vedere quali sono, dove posso mettere fino a 120 piantine. Poi ovviamente a un certo punto, quando hanno la seconda coppia di foglie, dovete toglierle, trapiantarle e trovare la soluzione per poi gestirle al meglio. Una lampada così l'ammortizzate nel giro di un anno, perché con quello che costano le piantine oggi, soprattutto di pomodori e peperoni, meloni e quant'altro, vi assicuro che nel giro di un anno, se fate un bell'orto, ve la siete già ripagata. L'anno dopo andate a guadagnare qualche cosa. L'ultima cosa che voglio dire è il tempo di illuminazione. Anche questo incide molto e vi faccio rivedere quelle povere piantine che filano. Quante ore al giorno dobbiamo tenere accese le luci, tenendo conto che siamo in una stanza buia, ovvero con scarsa illuminazione, quindi noi ci affidiamo soltanto alle lampade queste artificiali. Noi dobbiamo avere circa 14-16 ore di luce. 16 ore è l'ottimo, arriviamo anche a 18 ore nei casi estremi, ma già con 16 ore abbiamo un buon risultato. 8 ore devono essere però di buio, quindi le 8 ore dovete farle coincidere con la notte, loro non devono avere altre fonti di luci, parlo delle piantine ovviamente, per non inficiare la crescita. 16 ore di luce artificiale, 8 ore di riposo di buio. In questo modo qui
vedrete che le piantine non filano. La temperatura ambiente, introduco solo questo parametro, poi chiudo il video, deve essere intorno ai 18 gradi. Ora laggiù vedete io ho 14 gradi e mezzo in questa stanza. Ora il mio riscaldamento è spento, quindi è una stanza che non utilizzo e la uso soltanto per il semenzaio. Qui dentro, quando poi ho coltivo, ho circa 18 gradi ed è una temperatura buona per far crescere le piantine. Se avete una temperatura troppo alta, le piantine filano anche in quel caso lì, si abituano male. Siamo a gennaio, febbraio, gli diamo 20 gradi, poi quando ad aprile le portiamo fuori, 20 gradi magari non li abbiamo e le facciamo soffrire. Quindi con 18 gradi abbiamo una temperatura ideale. Nel prossimo video vediamo il riscaldamento del semenzaio o con il filo riscaldante in silicone oppure col tappetino. Adesso ne acquisto uno e così faccio il video per la prossima volta. Vediamo poi il terriccio ideale, anche quello è un grosso errore che si fa, e vediamo poi ancora 2-3 chicche. Seguitemi in questa serie di video, perché alla fine, se seguite queste 2-3 accorgimenti che io ho imparato nel corso degli anni, vedrete che sarete in grado di crearvi da soli le vostre piantine ed è una soddisfazione veramente enorme. Io dico la verità, a parte la raccolta del frutto, quella del semenzaio è la parte che mi piace di più, è la cosa che mi dà soddisfazione, vedere da zero una piantina nascere e portarla poi fino all'orto e da lì raccogliere i frutti. Non ha assolutamente prezzo. Grazie per essere stati con me, lasciate un like, iscrivetevi, condividete il video se avete degli amici che fanno orticoltura. Le piantine comprate sono anche di ottima qualità, sicuramente si trovano dei buoni prodotti, però costano veramente tanto. Se dovete fare un orto serio, alla fine dovete spendere centinaia e centinaia di euro, non ne vale assolutamente la pena. Rinnovo i saluti, ci vediamo la settimana prossima.